Bentornati sul canale YouTube di CiomaMagazine.it. Siamo sempre a IFA di Berlino all'interno dello stand Alcatel One Touch per un'anteprima dell'IFA 2015 di Berlino di Alcatel, ovviamente, che è questo tablettone, questo tablet molto grande che si chiama XS, scritto XS, XS come eccesso in un certo senso, come il vecchio gruppo in excess degli anni 80, era in eccesso, questo XS eccesso perché è proprio un prodotto eccezionale in un certo senso, perché è un tablet da Android, quindi Android 5.1 Lollipop, con diagonale da 17,1 pollici, quindi veramente grande. Perché? Perché può essere utilizzato sia come tablet, sia come televisore, sia come strumento multimediale da casa. Non è un caso che ho attivato la modalità Family Mode, come è chiamata, ovvero questa modalità che permette di raggruppare, di sintetizzare in un'unica schermata contenuti multimediali, appunti da lasciare al partner e, che ne so, informazioni, meta, eccetera. L'interfaccia chiaramente è quella di Android, quindi classica interfaccia di Android senza grandi personalizzazioni. Le icone sono quelle di Lollipop. C'è anche da dire che XS, che vediamo in questa sede, è un prototipo, non si arriverà probabilmente in Italia nel prossimo anno, è ancora impossibile stabilire il prezzo perché viene mostrato per la prima volta qui all'IFA di Berlino. Vi do un po' di caratteristiche tecniche. Display, abbiamo detto, da 17,3 pollici con diagonale di 17,3 pollici, scusate, con risoluzione di 1980x1080 pixel, quindi Full HD, ha 10 punti di pressione perché per assicurare una maggior accuratezza, per garantire l'utilizzo dello stilo che è integrato nella parte posteriore, ma soprattutto per permettere il funzionamento di alcuni giochi che sono mostrati in questo caso. Per esempio c'è una specie di calcetto dove entrambi i giocatori usano le dita su display e i 10 punti di pressione servono proprio per garantire l'utilizzo di più dita o di più mani contemporaneamente. Il processore Octa-Core da 1,5 GHz, 64 bit, è assistito da 2 GB di RAM, sono 32 GB di storage integrati, c'era il vano per la memory card, accetta fino a tagli da 64 GB, batteria integrata da 10.000 mAh, una potenza, però che con questo display assicura fino a 7 ore di autonomia. Peso di 2,55 kg, fotocamera anteriore da 5 megapixel, posteriore non c'è perché vi sfido a fare una foto con 2,5 kg di tablet, connettività wifi, bluetooth, e adesso vi faccio vedere, gli altoparlanti integrati a 3 watt e sulla parte posteriore, vi accennavo, c'è questo supporto. Perché questo supporto? Perché messo in questo modo diventa di fatto una sorta di ripiano, di piano su cui lavorare, per esempio per giocare, per esempio per scrivere, per fare quello che volete, oppure spostate questo stativo e lo appoggiate e per esempio in cucina potete scegliere la ricetta che volete. Questo è l'Alcatel XS, tablettone da diagonale 17,3 pollici, un tablet da casa ovviamente, non tanto da trasporto, però che può essere anche utilizzato in maniera un po' più creativa rispetto ai tablet tradizionali. Da Luca Figini, dallo stand Alcatel One Touch di Berlino, per il momento è tutto, vi do appuntamento a presto sul canale YouTube di CiomaMagazine.it. Ciao a tutti!